Madre, terra, radice. Ho dovuto lasciare la mia terra, per avere in cambio cosa? Era il 1937 e nei primi di luglio, pieni di bagagli e cose e circondati dalla famiglia, partimmo. E così fu un nuovo mondo. Mi sono proprio comprato la galera. 2 anni e mezzo che sono in Germania e mai nemmeno una passeggiata. Se dovessimo tornare tutti in Italia non ci resterebbe che ammazzarci per un pezzo di pane. Sono partito per la Germania nel mese di novembre del 1951. E mi sembrò di essere andato all'inferno. Le donne nella storia non ci sono. È come se gli eventi siano mossi solo dagli uomini. E allora, le donne nella storia dobbiamo farcele entrare noi. Siamo donne contadine, figlie di questa terra lucana che da secoli viene irrigata dal sudore, il sangue e il duro lavoro di intere generazioni di donne e di uomini. Volti familiari, noti, sconosciuti, sempre in lotta difendendo la famiglia. Se n'è andato il tuo compagno e ora... chi potrà confortare il tuo cuore? Ragazze che nulla conoscevano al di fuori del loro paese e per le quali emigrare rappresentava la vera prima incognita della vita. Ma la Lucania è in America, dove i nostri cari subiroscafi arano il mare mietendo la speranza di un futuro migliore. Chissà se lo avrei rivisto. In prima classe si banchettava e si andava in avanzo, mentre io non avevo neanche più il latte per tuo nipote. Ecco che si rendevano conto di essere diventate come delle straniere in patria. Questa è la mia terra. La mia terra. Sono lucana. Noi ci arrangiamo a leggere e scrivere solo un po'. E mi scoccia che devono conoscere i fatti privati. Vorrei dirti tante altre cose, ma mi vergogno che non so scrivere. E sono cose nostre. Maledetta povertà. È chiaro, ai loro occhi e al loro cuore, che chi va in America per lavorare va a morire. Che cos'è la felicità? Se non una mera chimera. Dice che tornerà per sposarmi. Dice che tornerà, quindi... tornerà. Terra, terra mia, dolce madre radice, sarò storia, sarò futuro. Ma soprattutto tornerò da te, vittoriosa. E mai più ti lascerò.